Vi siete mai chiesti perché hanno inventato e sono stati inseriti nel mercato i dolcificanti artificiali, se esistevano già zucchero, miele, sciroppo d'acero, d'agrave, eccetera, e perché stanno riscuotendo successo? Lo vediamo in questi due video. Partiamo. Gli zuccheri sono dei carboidrati e come tutti i carboidrati apportano circa 4 calorie per grammo. Sono presenti sia naturalmente in alcuni alimenti, tra cui yogurt, frutta, verdura, ma vengono anche aggiunti dall'industria alimentare in alcuni prodotti come quelli da forno, oppure da noi all'interno di bevande sotto forma della classica bustina di zucchero, del cucchiaino di miele. A proposito, il miele va considerato proprio come lo zucchero. Infatti, anche se ha delle ipotizzabili proprietà nutraceutiche non ancora dimostrate, ad oggi si sa che è più a parità di grammi, dolcifica più dello zucchero, però la quantità di micronutrienti che porta con sé è davvero minima, sazia pochissimo, quindi va considerato al pari dello sciroppo d'acero, sciroppo d'agrave, melasse, eccetera, proprio come dello zucchero. Adesso vediamo quanto zucchero bisogna mangiare nel corso della giornata. Le linee guida ci dicono che il 15% delle calorie giornaliere possono essere introdotte da zucchero e si tratta di una quantità massima, quindi se ne consumiamo il 10%, il 5%, non succede nulla, va bene lo stesso. Questo significa che la quantità di zuccheri che possiamo introdurre dipende dalle calorie totali che assumiamo. Se mangiamo 2000 calorie possiamo assumere massimo 75 grammi di zuccheri, 2500 intorno ai 90, 3000 intorno ai 110. In questi grammi devono rientrare sia gli zuccheri contenuti naturalmente in alcuni alimenti che quelli aggiunti da noi o dall'industria. Ora il problema non è che lo zucchero fa male, è il contesto che fa male. Infatti una dieta ricca di zuccheri e anche ricca di grassi saturi spesso è una dieta ipercalorica. La dieta ipercalorica porta ad ingrassare e quello che fa ingrassare non sono gli zuccheri, quello che fa male non sono gli zuccheri o i grassi saturi, ma è l'obesità, il sovrappeso, l'eccessiva quantità di adipe. E in genere questa è strettamente correlata ad una dieta ipercalorica e una dieta ipercalorica è strettamente correlata ad una dieta iperglucidica e iperlipidica. Per questo è necessario limitare gli zuccheri provenienti da alimenti, tra virgolette, poco salutari. Lo zucchero si comporta perfettamente allo stesso modo, sia quello contenuto nel pane integrale che quello contenuto nella Coca-Cola. Il problema qual è? Che lo zucchero della Coca-Cola non porta con sé altri nutrienti, lo zucchero dello sciroppo d'acero, del miele, non portano con sé altri nutrienti in dosi accettabili. Lo zucchero del cioccolato al latte, lo zucchero del dolce, del prodotto da forno, non porta con sé altri nutrienti buoni, al massimo porta con sé dei grassi saturi, il che appunto contribuisce ad instaurare una dieta ipercalorica, ad ingrassare e a peggiorare quindi la propria autostima, la propria forma estetica, ma soprattutto la propria salute. Invece, alimenti che contengono naturalmente zuccheri, prendiamo la frutta, la verdura, ma anche lo yogurt, portano con sé numerosi micronutrienti, fibre, proteine complete che quindi consentono di innescare la sintesi proteica e queste sono le fonti di zucchero da preferire. Quindi è ovvio che se consumiamo 1400 calorie avremo poco spazio per inserire prodotti da forno. E dovremo concentrarci, dovremo inserire nella nostra dieta principalmente alimenti salutari, quindi alimenti che contengono naturalmente zuccheri. Maggiore il nostro fabbisogno, quindi quando siamo muscolosi, quando siamo atletici, quando abbiamo un NEAT elevato, possiamo consumare più calorie, quindi una maggiore dose di zuccheri. Zuccheri che in quest'ordine possono essere inseriti da alimenti che contengono naturalmente zuccheri e dovrebbero essere la priorità. A un certo punto, però, se uno ha un alto fabbisogno, significa che è sportivo. Quindi una seconda opzione potrebbe essere quella di optare per integratori glucidici da assumere a ridosso dell'allenamento. Se volete un video su come comporre un beverone in casa, un energy drink in casa da consumare durante l'allenamento, prima dell'allenamento, fatemelo sapere nei commenti. E
Terza opzione potrebbe essere quella di inserire alimenti industriali che contengono zuccheri e che vanno ad aumentare l'aderenza alla dieta, perché vanno a placare il nostro appetito, la nostra voglia di cibo. È ovvio che se abbiamo una dieta ipercalorica da 3000 calorie, perché siamo sportivi, possiamo inserirli con più frequenza rispetto a chi ha una dieta da 1400 calorie. Ed ecco che intervengono i dolcificanti artificiali. Una persona che consuma 1400 calorie o si va a disassuefare dal gusto dolce, oppure non può assumere quotidianamente zuccheri aggiunti. Per cui in questi soggetti che non riescono a fare a meno del gusto dolce degli zuccheri aggiunti, entrano in gioco i dolcificanti artificiali. Sono queste le persone che ne traggono maggiori benefici e ne parleremo in modo approfondito nel prossimo video. Questo finisce qui. Se vi va, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, Mike fa uscire da qualche parte Instagram, la pagina Instagram, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.